Buongiorno da Piercarlo Lada, oggi sono con Domenico Di Filippo, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli spettatori. Di Filippo, il sindaco ha annunciato che dopo 3 anni di dissesto è stato raggiunto il pareggio di bilancio e forse anche rientro nel patto di stabilità, che se verrà confermato da Roma significherà maggiori trasferimenti e quindi possibilità di investimenti sul territorio. Qual è la sua opinione in merito? Ma guardi, io aspetterei un attimino che questo annuncio arriva da Roma. Poi, senz'altro, se viene confermato, il Movimento 5 Stelle senz'altro se ne rallegra. Perché? Perché sono trasferimenti che possono, in funzione ovviamente di quelle che verranno poi destinate, ai cittadini di Alessandria, che hanno subito in questi 3 anni non pochi sacrifici, con aumenti di tariffe, aumenti di bollette e scarsità di servizi. Ecco, passiamo adesso a un altro argomento che è molto caldo sia perché è recente sia perché parliamo di teleriscaldamento. Ecco, relativamente a questo preannunciato progetto del teleriscaldamento che dovrebbe appunto coprire il 60% della città con investimenti in 5 anni di 100 milioni, con 60 milioni probabili ritorni sul territorio, eccetera, qual è l'opinione del Movimento 5 Stelle? Guarda, io la ringrazio di questa domanda perché mi dà modo di rispondere ovviamente un po' articolatamente, perché è un oggetto di discussione che in città sta portando via molto, ma molto opinioni contrastanti. Noi come Movimento 5 Stelle abbiamo un gruppo di lavoro che sono circa 6 mesi che sta lavorando su questa tematica. Ebbene, con quali conclusioni? Le conclusioni che diciamo saranno illustrate a tutti i cittadini di Alessandria in una serata che verrà fatta probabilmente alla fine di questo mese. E io anzi invito tutti i cittadini che vogliono sapere effettivamente che cosa comporta questo teleriscaldamento così osannato, perché abbiamo fatto veramente degli studi eccezionali, ci siamo guardati intorno, abbiamo fatto delle ricerche, abbiamo contattato tante città in cui c'è questo teleriscaldamento e i problemi sono veramente tanti. Vogliamo parlare di questi problemi? Certo, allora il primo problema è di livello proprio di inquinamento e sembrerebbe strano, è di spreco di energia. Perché il teleriscaldamento, come sapete tutti, comporta la costruzione di una centrale, che poi produce acqua calda a 90 gradi e lo porta poi nei condomini. Ovviamente dei condomini che verranno allacciati, che hanno voglia di allacciarsi. Quest'acqua, dopo aver fatto il suo lavoro, a 60 gradi ritorna poi di nuovo in centrale. E quindi questo è. Però quante hanno considerato la classe energetica degli alloggi che andranno a servire? Con una dispersione enorme di queste calorie e quindi con un consumo di gas, perché sembra che questo di Alessandria, anzi una parte c'è, vada a gas e quindi a metano, insomma. Il teleriscaldamento è un sistema ormai vecchio, obsoleto. E la conferma di tutto questo è stato fatto nelle città in cui sono stati capostipite di questo sistema di riscaldamento. E faccio un esempio solo perché ce n'è tantissima, di cui Alba. Ad Alba ormai si è formato un comitato di 1700 persone, una città come Alba, 1700 persone, insomma sono enormi, quindi Alba non è Alessandria. Ebbene, questo comitato sta facendo il diavolo a 4 per cercare di staccarsi, perché le bollette dopo un po' di anni, quando per far allettare chi doveva allacciarsi a questi condomini al teleriscaldamento, erano abbastanza basse. Poi col tempo è successa una cosa stranissima, sono lievitate le bollette e adesso sono insostenibili. Allora, in più c'è un'altra cosa molto importante, la dipendenza dal gas. E sappiamo con i rischi di guerra che ci sono oggi in Europa e in Libia, dove noi dipendiamo questo gas, sappiamo benissimo che questo sistema di approvvigionamento
un giorno, se qualcuno rischierà di chiudere un rubinetto, dove sarà poi? Ecco, tutto? Però a questo proposito, l'obiettività ha detto che anche attualmente gli impianti di riscaldamento centralizzati nei condomini sono sempre a gas metano. Verissimo. Sostanzialmente non cambierebbe niente. Ottimo come osservazione. Però io posso replicare dicendo che io, il giorno in cui sarò chiuso con quel sistema, potrò rivolgermi a un sistema diverso, potrò rivolgermi e fare un allacciamento diverso, autonomo, con sistemi di approvvigionamento di calore diverso da quello che è. E in più il sistema, questo sistema del teleriscaldamento toglie lavoro a tutti i piccoli artigiani che ci sono nella zona di Alessandria. Sappiamo oggi come oggi la penuria di lavoro che c'è in tutta la provincia e Alessandria principalmente. Ecco, passiamo ad un altro argomento. Discarica e inquinamento delle falde Spigliata Marengo, se ne sta parlando. Qual è la posizione del Movimento 5 Stelle e soprattutto cosa intendete fare? Oh, guardi, lei fa delle domande molto pregnanti su questo e la ringrazio. Guardi, le falde acquifere, io vorrei soltanto far presente ai cittadini di Alessandria che a Spinetta Marengo, e principalmente nella zona Molinetto, esiste la terza falda più grande del Piemonte, la falda acquifera. Falda pura, falda che può essere bevuta così come può essere utilizzata per altri scopi. Ebbene, noi come Movimento 5 Stelle saremo sempre pronti a fare una lotta a tutti i costi per cercare di salvaguardare questa falda acquifera, che è una ricchezza di questa zona. Anzi, dovrebbe essere questa amministrazione, e io devo essere sincero, non sembra che ci sia tanta volontà da parte di questa amministrazione di salvaguardarla, e tant'è vero, abbiamo visto quella zona martoriata della Fraschetta, in cui fa parte tutte le falde acquifere, manca a farla apposta. Che cosa c'è? Ci sono delle fabbriche che danno il loro contributo, che queste falde diventano inquinatissime. Anzi, ricordo che questa sera ci sarà un convegno, una riunione alla Taglieria del Pelo dell'amministrazione probabilmente per parlare proprio di falde acquifere e di discariche. Ebbene, noi ci saremo e vedremo di dare il nostro contributo. Ecco, passiamo ad un altro argomento. Qual è la sua opinione in merito agli aumenti dei dirigenti del comune e di quelli dei vertici dell'ANAC? Guardi, io mi soffermerei effettivamente sui gli aumenti che sono stati fatti dai dirigenti del Comune di Alessandria, perché erano oltre che inopportuno, a mio avviso non c'era nessuna ragione per questi aumenti, perché il Comune di Alessandria è stato rivisitato con una rivisitazione dei ruoli, è stato dato proprio una nuova collocazione a tutti i dirigenti. E vorrei sapere in base a che cosa hanno stabilito questi aumenti, quando non più tardi di 10-15 giorni fa sono stati assegnati questi nuovi ruoli. Allora mi sembra veramente anche scandaloso nei riguardi della città, che in questi 3 anni ha sofferto veramente per l'aumento di tutte le tariffe, e non sto qui a ripetermi le solite angherie che hanno subito, ecco. A che punto sono i lavori della commissione di controllo sulle partecipate? Ecco, qui io come presidente di questa commissione, guardi, le dico che stiamo facendo un lavoro che effettivamente, questo in accordo con tutte le forze che sono presenti all'interno della commissione, un lavorone che non è mai stato fatto. Stiamo esaminando in questo momento tutto il ciclo dei rifiuti, cioè è un lavoro che sappiamo benissimo cosa ha comportato in Alessandria. Ecco, ma cosa è emerso? Ma quello che è emerso io non posso riferirlo, però posso riferirlo a sommi capi il lavoro che è stato fatto. Il lavoro, perché poi questa relazione sta per essere ormai completata e verrà letta e consegnata in Consiglio Comunale, al primo Consiglio Comunale utile, che si farà appena finita la relazione e approvata ovviamente all'interno. Però le posso anticipare, prima di tutto ringrazio tutti i componenti della Commissione, perché
all'interno della Commissione c'è una collaborazione enorme nel proseguire un obiettivo. L'obiettivo neutro, e questo lo voglio sottolineare, neutro nel far chiarezza come è stato il mandato del Consiglio Comunale che ha dato a questa Commissione, neutro su che cosa è successo nelle partecipate di Alessandria. E con questa relazione, che appunto, come dicevo prima, esamina tutto il ciclo dei rifiuti, sappiamo benissimo che all'interno del ciclo dei rifiuti, che comporta il consorzio, che non è oggetto della commissione, però c'è Amium, che è la raccolta, e Aral, che è appunto lo smaltimento. E qui ne sono venuto. All'interno sappiamo benissimo l'Amium, a che cosa è successa l'Amium e che cosa sta per succedere all'Aral. Ecco, sì, praticamente avete avuto conferma di quelli che sono stati i motivi che hanno originato il dissesto della città. Siamo andati puntualmente sui veri motivi. Certo. Per finire, la Lega Nord ha posto un problema di sicurezza in città a 360 gradi. Ecco, lei come Movimento 5 Stelle cosa ne pensa? Ma guardi, sulla sicurezza in città non possiamo che essere d'accordo. Ovviamente ci sono modi e modi per arrivare a questa sicurezza. Io vorrei sottolineare un fatto che è molto importante. C'è in tutte le città c'è una percezione della sicurezza e c'è un problema di sicurezza vero e proprio. Quindi molte volte si confonde. Certo, è da dire una cosa, Alessandria ha subito uno shock non da poco che ha portato probabilmente, questo a mio avviso colpevolmente, a eliminare dei servizi che davano questa sicurezza al cittadino, perché noi, questo si fa presto a capirlo, non vediamo un vigile in giro ormai da data storica, quindi non vediamo un puntuale pattugliamento che diciamo dovrebbe rassicurare il cittadino, perché il civic, classico civic, una volta faceva attraversare anche la vecchietta al semaforo ed era una cosa bellissima e simpaticissima. Quindi una riorganizzazione di quello che è la polizia municipale deve esserci. Ecco, ma il comandante Bassani afferma che sono in pochi gente, quindi non è in grado più di presidiare il territorio. Guardi, la ringrazio veramente per questa puntualizzazione. Io ci tenevo a dirlo che in effetti è una puntualizzazione vera, non si può negare, perché da un organico di 125 circa di operatori adesso sono arrivati veramente ai minimi termini, sono ai 70-75. Però ecco, qui comporta la riorganizzazione, sapere e capire le necessità delle persone e spostare eventualmente i civic nella direzione in cui fa sentire sicuri il cittadino. Perfetto, la ringrazio, complimenti, De Filippo, e buon lavoro. Grazie mille a tutti, grazie.